Buongiorno ragazzi. Allora, adesso vi facciamo vedere qual è il nostro Obiettivo. obiettivo, non della giornata, ma di domani. Eccolo là. Io penso alle 5, quindi. Vediamo se si vede. È il Oddio. più bello spigolo delle Dolomiti. Spigolo ovest del Sas d'Ortiga, via bellissima su roccia fotonica e che ho già fatto qualche annetto fa. Il tempo passa per tutti. Eh sì. E oggi, anzi domani, ce lo gustiamo con Giulia. Adesso andiamo a dormire in forcella delle mughe. Lo zaino pesa quanto sulla Translagorai. Anche di più. Non riusciamo a capire perché, No. cioè, massacro totale. Però, beh, è uno spettacolo camminare qua con le pale, pala del rifugio, Spigolo Castiglioni, la Frisch Corradini, l'Esposito, la Gogna, bellissime. Giornata top. Niente, ci vediamo su in forcella, mi sa. Perché qua non c'è più forza di far video né Niente. niente, ormai siamo vecchi. Siamo alla frutta. Siamo alla frutta. Beh, si vede che è passato del tempo perché il sentiero è cambiato. Qua è eroso un sacco, non c'era tutta questa erosione, cioè il sentiero passava normalmente in mezzo all'erba. Sopra il rifugio a Treviso ci sono sempre questi strappi, massacrano i quadricipiti. Fa caldo. Penso sia la prima volta da queste parti che ho veramente caldo. Vedevo l'ora di togliere sto zaino che pesa un quintale. Sì. Allora, Forcella delle Mughe. Sta andando via il sole, ma è un tramonto bellissimo. Dietro i Lastei. Smaorla in fondo, che spettacolo! Ci si è alzata una nebbiolina veramente romantica. Sì. E bello, bello. Adesso li ho filizzati e poi Nanna, ci buttiamo nel sacco. La temperatura si è abbassata tantissimo, ma bello averne i tramonti così. Situa. Cucina sotto controllo. Muy bien. Lo usiamo anche per scaldarci. Allora, siamo in tenda. Come al solito, il miglior cuscino del mondo. Sono Le le corde. comande. Per me è lo zaino. Hotel 5 stelle stasera. Siamo in super pendenza. Sì, esatto, storti. Storti che cadiamo. Ma sì, per le poche ore che dobbiamo stare qui dentro. Ci vediamo domani sullo spigolo. Dentro, stai bassa. Occhio allo zaino. Queste è la cingia di attacco, sempre molto esposta. Avvicinamento tricky. 10 minuti e siamo all'attacco. Intanto giù la valle del Premiero coperta di nuvole. Sas Maor, svetta. La pala del rifugio là. Ci
e Giulia qua presa con questo tratto ferrato. Eccolo in tutta la sua maestosità, lo spigolo. Allora, siamo all'attacco. Come Giulia? Bello. Primo tiro, eccolo qua. Cammino di quarto. E poi si va su in terrazza a prendere lo spigolo. Ci sei Giulia? Cagnetto? Perché poi ricordi che c'è un cordone a segnalarti a destra. Sei un po' più a destra. E poi ti risposti a sinistra. Dopo che becchi il cordone, ti risposti a sinistra. Ok. Ok. Allora, io ti direi di salire su questo pilastro qua. Sì. C'è un chiodo, io lo userei adesso. Com'era sto diretto? Allora. Bellissimo. Cioè ben ammagliato comunque. Top. Bellissimo. Allora, siamo al nono, adesso il decimo è un tiro in discesa e poi c'è la fessura, il tiro chiave, quinto più e poi il tiro di uscita. Il tiro di uscita. Wow. Dovremmo arrivare giusto a scaldarci un po'. 10 e un quarto. 10 e un quarto? Molto bene. Dai. Tiro chiave della via, ci sono due cordini, fessura di quinto più. Già si presenta ardua, devi andare un po' verso destra, vedi? Ale! Allora com'era questo tiro? Diciamo che il quinto... Cos'era? Quinto meno o quinto più? Quinto più. Il quinto più si faceva sentire. Vabbè, la cima ci aspetta. Gli ultimi metri per Giulia. Bene, in realtà adesso dovremmo essere sull'antecima e... Ok. E manca ancora un po' di sgrebani per arrivare su... In vetta, Sasmaor avvolto dalle nuvole.
Oh, mi ero appena messo in maglietta. Sta arrivando una nuvola esattamente in cima. Occhio qua, destra. Vetta per Giulia, sas d'Ortiga. Super. Super. Wow. Allora, mentre Giulia fissa la corda, ci può anche dire a caldo come gli è sembrata questa via? Allora, la via in sé, bellissima la roccia, stupenda. Il più bello spigolo delle Dolomiti. Sarà il titolo del video. No, la roccia è bellissima, la via stupenda, avvicinamento tosto. Secondo me abbiamo fatto bene a spezzarlo e dormire alla Forcella, è stato bello. Sì, siamo fatti un bel tramonto, bellissimo. Molto. Adesso tutto in discesa. Sempre bello scalare in pale. Ciao ragazzi. Giulia in disarrampicata sull'ultima doppia della normale al Sas d'Ortiga. Adesso ci ricongiungiamo al sentiero. Forcella delle mughe e poi birra. Ultima doppietta. Bomba. Ok. Quasi in Forcella. Top.